Oggi siamo qui per seguire un'importante iniziativa organizzata presso il Club Lanciani e Roma Water Polo con la collaborazione di AXI. Oggi torniamo a parlare di sport natatori, torniamo a parlare di pallanuoto con un'importante iniziativa che vede i giovani ragazze e ragazzi in campo con il massimo del divertimento e con tanti spettatori. Siamo qui con Antonio Olivola, presidente della Roma Water Polo. Stiamo facendo la terza e ultima giornata di un torneo Under 12 dedicato ai ragazzi più piccolini 2011, 2012, 2013. Naturalmente ringraziamo l'AXI, che è l'ente di promozione sportiva che ci ha consentito di organizzare, credo, anche al meglio, insomma, tutto l'evento. E questi 50-60 ragazzini stanno cimentando anche in questo momento in acqua per cercare di vincere le loro partite, ma a prescindere da questo ci sarà una premiazione per tutti, perché è un ambito ancora molto, diciamo, di gioco, di formazione. Naturalmente l'AXI, che insomma ha organizzato il tutto, ha avuto, diciamo, un supporto importantissimo da parte del Club Lanciani e della responsabile presidente Manuela Desidera e del sottoscritto, che insomma appunto rappresenta la Roma Waterpolo. Grande entusiasmo tra i ragazzi, tra i partecipanti, anche tra i genitori presenti, insomma è una bella prova di sport, quello vero, quello di base. Sì, l'entusiasmo è altissimo perché i ragazzini che si cimentano con la loro calottina in testa, appunto, a vincere o eventualmente anche a perdere, non è la fine del mondo, la partita, è un pubblico da finali mondiali. Grazie all'AXI e alla possibilità, insomma, di poter organizzare all'interno di questo ente importante quello che poi è lo sport quotidiano a cui noi ci dedichiamo. Siamo qui con Emanuela Desidera, titolare del Centro Lanciani, settore natatorio. E siamo tutti molto contenti di aver avuto di nuovo una stabilità nello sport, perché comunque abbiamo avuto un fermo, come tutti sanno, di circa 2 anni e questo non ha beneficiato il settore sicuramente sportivo, ma anche sociale, da un punto di vista anche educativo dei ragazzi, da quello che sono, diciamo, gli obiettivi, oltre che sportivi, ma anche sicuramente di valori e di punti fermi nella vita quotidiana dei ragazzi. Siamo molto entusiasti, abbiamo iniziato con le gare di piscina e il settore agonistico anche del sincronizzato, per poi procedere ovviamente a questo grande torneo in collaborazione con la Roma Waterpolo, dove noi quest'anno abbiamo fatto una collaborazione. Siamo in collaborazione con questo nuovo ente di promozione sportiva che è l'AXI e siamo molto contenti perché comunque sono state 3 giornate molto importanti e c'è stata una grande partecipazione e anche un grande entusiasmo nel vedere appunto che siamo ripartiti tutti quanti con la voglia di fare sport e di questa grande piscina che porta avanti da 30 anni e che esiste dal 1972, quindi insomma sono 50 anni che andiamo avanti con questa attività.